meditazione breve sulla nuova domenica di sabato 31 di gennaio, vigilia della quarta domenica del tempo ordinario. È festa della congregazione dei rogazionisti del Santissimo Nome di Gesù. Bene. Che giorno è oggi della settimana? Oggi è sabato. Oggi è San Giovanni Bosco, è la festa del nome di Gesù, è la vigilia della quarta domenica dell'anno e ci sono tante circostanze favorevoli. E forse è il giorno della elezione del nuovo presidente. È importante anche quello. Ascoltate, allora, dedichiamo questa breve meditazione proprio al giorno di domenica, che sarà domani, per prepararci un po' e anche per capire un po' meglio il senso della domenica, per riuscire a viverla meglio, con più coscienza, con più frutto. Ecco, la domenica è il tempo soprattutto della risurrezione di Gesù. Sapete che Gesù è risorto di domenica, non di sabato, no? La grande festa ebraica era il sabato. Invece Dio Padre ha disposto che risorgesse di domenica, è morto di venerdì ed è risorto all'alba della domenica. E questo fatto ha tante conseguenze nel tempo. Significa che in questo giorno avviene la cosa più importante della storia. Ecco perché i cristiani già dai primi tempi hanno preso l'abitudine di radunarsi di domenica e di celebrare insieme la risurrezione del Signore. Ecco perché noi anche festeggiamo di domenica e poi anche nella vita civile di tanti paesi dove c'è una presenza cristiana forte, la domenica è diventata così importante. E noi adesso siamo in un tempo detto di nuova evangelizzazione, cioè di scoperta viva di Gesù, del Vangelo, nella cultura soprattutto occidentale, dove anche soffriamo di tante cose contrarie al Vangelo. Ecco, allora, mi piacerebbe tanto che e oggi pensaste un po' a questo giorno di domenica e cercaste di capire qual è la cosa più importante da vivere di domenica. Noi di solito ci siamo concentrati sulla messa come un precetto, però quello è un aspetto, non dico secondario, ma diciamo è quasi un mezzo. La sostanza della domenica è sperimentare la risurrezione di Gesù, specialmente nell'Eucaristia, ma anche prima e dopo, sperimentare la risurrezione di Gesù. E in questo non siamo soli, non è un'impresa che facciamo noi, è un dono che Dio ci fa, Dio Padre. Di domenica Dio Padre agisce nel cuore dell'umanità in modo speciale, specialmente intenso, perché loro si aprono alla risurrezione di Gesù. Gesù è risorto non solo per sé, ma come principio di risurrezione per noi, cioè la vita nuova che lui ha avuto dalla risurrezione in poi e che ha tuttora in cielo, viene data a tutti quelli che credono in lui, che entrano in contatto col Vangelo. Allora vi do due esercizi di preghiera, uno per quelli che amano cantare, uno per quelli che non possono cantare, diciamo, perché non tutti abbiamo questo amore, questa capacità del canto. Il canto è questo: io credo, risorgerò,
questo mio cuore vedrà il Salvatore. Non diciamo il corpo, come si dice nel canto tradizionale, diciamo il cuore, questo mio cuore vedrà il Salvatore, perché vedere Gesù è questione di cuore, è un atto di fede che parte dall'intimo della persona. E la musica già la conoscete. Io credo, risorgerò, questo mio cuore vedrà il Salvatore. Ecco, l'abbiamo cantato, adesso dobbiamo ricantarlo, perché dalla musica dobbiamo arrivare alla fede, proclamarlo con fede. Ciò che apre l'anima alla forza della risurrezione è la fede. Il canto da solo non basta, il canto apre la strada concettualmente, ma ciò che fa succedere la comunione con Gesù risorto è la fede del cuore, quindi dobbiamo cantarlo con fede. Io credo, risorgerò, questo mio cuore vedrà. Un'ultima volta. Io credo, risorgerò, questo mio cuore vedrà il Salvatore. Ecco, chi ha buona memoria, vi invito a ripeterlo spesso. Se uno non può, può usare questa breve preghiera. Padre onnipotente, che hai fatto risorgere Gesù, fa risorgere anche me. Padre onnipotente, che hai fatto risorgere Gesù, fa risorgere anche me. Padre onnipotente, che hai fatto risorgere Gesù, fa risorgere anche me. L'ultima volta. Padre onnipotente, che hai fatto risorgere Gesù, fa risorgere anche me. Ecco, ieri è venuto un amico a cui io circa due settimane fa avevo dato questa preghiera, precisamente questa preghiera. E lui aveva una situazione coniugale difficile, di separazione, così era molto sconfortato. È venuto ieri, mi ha detto: padre, sono rinato. Io veramente i dettagli non me li ricordavo. Ho detto: che cosa ti ho detto? Della preghiera, quella della risurrezione. L'ho fatta tante volte, adesso il mio stato d'animo è cambiato. Ecco, spero tanto. Poi l'ho chiamato e gli ho detto di venire domani. Domani facciamo una giornata di ritiro alla guardia, no, alla guardia, all'Annunziata, dalle suore figlie del Divino Zelo. E gli ho chiesto di dare testimonianza. Quindi vi invito a farla con fede, perché la forza della risurrezione entra in noi, e anche perché possiamo capire la domenica, vivere in modo più profondo la domenica. Adesso vi benedico, poi vi devo dare un avviso. Il Signore sia con voi. Ti ringraziamo, Padre Santo, che in questo mondo dove ci sono per noi anche tante afflizioni, qualche cosa bella, ma tante afflizioni, possiamo sperimentare la forza della risurrezione di Gesù. Ti ringraziamo di averci dato la domenica, di darci una nuova domenica domani, per sperimentare questa potenza di Gesù risorto. Fa che avvenga fortemente in noi e anche in tutta la tua Chiesa. Per questo benedico i tuoi figli con la fiducia in te e nel sacramento che mi hai dato per loro. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.